Venditalia 2018, siamo allo stand di Velarte, ci troviamo in compagnia di Mauro Muti, il responsabile per l'Italia dell'azienda. Buongiorno, benvenuto, anzi bentornato dinanzi alle telecamere di VenninTV.it. Grazie Fabio, è un piacere ritrovarci sempre qua in queste diverse edizioni che abbiamo già fatto qui alla Venditalia, dove proponiamo i nostri prodotti a tutti quelli che sono i nostri clienti e a futuri contatti internazionali. Ecco, io stavo proprio per chiederti questo, come mai siete qui, ovvero che cosa proponete al popolo del vending? Dunque, a tutti i nostri clienti proponiamo come sempre il nostro cavallo di battaglia, che è la PIPAS, la famosa PIPAS della Velarte, nostri schiacciatini in semi di girasole, accompagnata anche dal resto della gamma, che sono formaggio, cacahuetes, che sarebbero le noccioline, e anche con la crusca, che si chiama Active Cereales. Tutto questo poi accompagnato dalla nuova gamma di prodotti per palati più raffinati, che è uno snack premium che noi chiamiamo Snackium. In questa categoria presentiamo due gusti nuovi, uno apto per i vegetariani e vegani, che chiamiamo Veggie, con degli ingredienti vegetali e delle verdure, e tutto condito con, come sempre, il nostro olio alto oleico di girasole, inoltre all'extravergine d'oliva. E poi anche un altro col semi di chia e frutti secchi, nei quali c'è anche la mandorla e la nocciolina tritati. Tutto per avere un prodotto croccante e gustoso, come piacciono ai nostri consumatori. Diciamo che mantiene il tradizionale gusto di Velarte. Certo, noi manteniamo la nostra tradizione, la nostra filosofia è proporre prodotto 100% naturale, con ingredienti di massima qualità e senza nessun tipo di aggiunta di addensanti, piuttosto che, tu mi insegni, anche agglomeranti, eccetera. Tutto il nostro prodotto naturale e tutti i nostri ingredienti sono 100% naturali. Mauro, per tutti coloro che conoscono Velarte ma non sanno in che modo poter entrare in contatto con voi, c'è un indirizzo di posta elettronica attraverso il quale potervi scrivere e, certo, dunque avere maggiori informazioni sui prodotti? Certo, c'è un indirizzo di posta elettronica generale, che è il velarte@velarte.com, dove viene smistata tutta la corrispondenza che viene dall'estero. Mauro, grazie, sei stato estremamente contenuto nei tempi televisivi, come uso dire molto spesso. Saluta tutti loro. Grazie, salutiamo tutti quelli che sono venuti e quelli che anche non sono potuti venire a questa edizione della Venditalia 2018, e vi aspettiamo nel 2020. Se non in qualche altra manifestazione prima ancora dell'edizione 2020 di Venditalia. Speriamo, sì, saremo presenti anche all'Evex a Siviglia, eccoci, per esempio. Eccoci qui, e anche noi. Benissimo, allora ci vediamo lì, Fabio. D'accordo, ci vediamo lì. Noi nel frattempo ci vediamo tra pochissimi minuti, perché immediatamente dopo questa intervista ce n'è un'altra, sempre dedicata a Venditalia 2018. Ciao Mauro. Grazie Fabio, ciao.